Bene, ora dobbiamo decidere il prossimo champion. Intanto prendiamo Master Yi, che questo non lo vogliamo proprio usare. Allora, ragazzi, rimangono pochi campioni. Evelynn è il mio main, quindi ve la rispiego un'altra volta. Se magari qualcuno non la conosce in chat, non sa cosa fa. 47 voti su Evelynn. Adoro giocare Miss Fortune, è il mio campione preferito. E oltre ad essere il champion che vi consiglio, ve lo raccomando con la cometa. Se mai mi contraddirà dopo questo consiglio, ignoratemi. Miss Fortune maggiore Evelynn. Signor cugino, mi sono innamorata di lei. Ciao, Xelintia. Buonasera. Da quanto tempo questa cosa? Va avanti. Qual è stato il momento in cui hai sentito sbocciare l'amore? Ma che cazzo ha doggiato? All'ultimo secondo. Buonasera Ninja, come va su Fortnite stasera? Benissimo ragazzi, volete andare su Fortnite? Va bene. Allora, apro Fortnite, chiudo LOL. Chiudo LOL. No, scusate, così non l'ho chiuso LOL. Ma che cazzo ho fatto? Ok, no, scusate, ma che cazzo sta succedendo? Luxor Leona. Ha preso Leona. Bella. Lo sai che mi vuoi. Lo sai che mi vuoi. Chi di voi ama Evelynn? Non importa la forma o il perché. O il motivo. Perfetto, perfetto. Let's go! Sono tutti carichissimi in questa cazzo di squadra, ragazzi. Andiamo a fare il culo a tutti. Cugino, un consiglio per imparare a giocare con la telecamera mobile? No, oggi non ne do. L'ho dato i giorni scorsi. Comunque, per imparare a giocare con la camera mobile, andate con Tribot, qualche partita e vedete. Sono tipo due champ diversi. Cugino assurdo. Ogni volta che entro stai spaccando i culetti ai nemici. Penso di essermi innamorata. Oh, Xelintia, ecco qua. Ora ho capito dove è nata l'amore, Xelintia. Mi è appena arrivato un messaggio. Ok, ancora. Vorrei sbloccare gli eterni dei miei campioni preferiti. Come faccio a farmerle? Farmerle? Che verbo è? Devi comprarle. Spendi. Mi serve un consiglio. Quando ho iniziato a imparare a giocare, mi sono dimenticato come si giocava. Perdonami, mente, ma dovevo farlo. Che cosa, Cuttable Duke? Va bene, Ciccio Cala. Raptor Xello ha giocato? No, a parte che è una femmina. Quindi, Smite the Red, perché? Ah, perché c'era Shaco? Ma io sono distratto e non lo faccio, e quindi non sbaglio. Mo' come la mettiamo? Va bene. Se in giungla l'hai provato ancora no. Poi faremo anche quello. Mi sono arrivato nel momento in cui hai finito la Z Pentakill, è l'uomo perfetto per me. Hai detto questo proprio, hai pensato questo. Porca puttana. Perché non vorrei chiederti un consiglio su che champion usare mid, Vex. Ok. Ciazzo l'emote per un minuto. Spammate malizia. Dove è finito il mio blu? L'ho trovato. Secondo te vengo dove ci sono le cose? Noob. Beh, lui mi ha fatto il blu. Io potrei andare a fargli il red, però. Però c'è il rischio. Perché. Troppa gente. Quindi vado dal suo di blu. Ma che cazzo? No, c'è Kata qua. Dai, che è al 2 questo? Oh, che due coglioni. Purtroppo questa non è una cosa molto positiva come start. Ci sono successe troppe cosa negative in poco tempo. Cosa è successo? Shaco mi ha rubato la giungla top. Anzi, penso che sia proprio startato da quella. Perché aveva solo il blu. Katarina intanto ha gankato bot, me ne tornare su ovviamente io non ho potuto invadere la giungla. Quindi la cosa rischiosa che posso fare adesso è invadere ora, però il problema è che Shaco potrebbe già aver fatto la giungla top e adesso essere qua, in tutto sto casino. Io comunque vado a controllare, me la rischio perché comunque non voglio avere un bad start così bad. Ok, non c'è, quindi vediamo.
Massimo prendo solo il blu e me ne vado. Tanto c'ho lo smite. Posso fare ancora di più? Posso proseguire? Facciamo anche il Gromp. Tanto Shaco è top lane, come vedete. Quindi, perfetto. La cosa forte di Evelynn è arrivare al 6 il prima possibile, ragazzi. Arriviamo al 6, diventiamo invisibili, gank più facile, abbiamo la ulti, gank facilissimo. Shaco è ancora top, quindi posso prendergli pure i lupi. E lui sta prendendo un sacco di tempo a gankare Garen, che si cura con la passiva. E appena faccio questo posso andare back. E poi possiamo andare a fare questo. L'importante è fare il 6 prima possibile, quindi sto cercando di stare qua, come vedete. Shaco tanto è ancora top, sta perdendo tempo. Per farvela semplice facciamo questo oggetto qua. Ok, questo qua pure è molto forte. Ok? Però è più difficile da giocare, perché ovviamente dovete ricordarvi di premerlo e premerlo bene. Quindi per salire facile, diciamo che questo è più semplice da gestire come oggetto. Ciao Manzo! Se dovete iniziare a giocare Evelynn e siete alle prime armi, fate questo che è più semplice. Poi magari quando siete più esperti fate questo. Ora punisci il blue buff, punito. Shaco ci regala la sua giungla, molto gentile, sì sì. Purtroppo lo start ci fa magari arrivare al 6 un minutino dopo, però non fa niente. Conoscete bene le spell di Evelynn, immagino. Quando arriva sotto la passiva, quando arriva sotto una certa soglia di HP, si ricura, ok? Se non sta in combattimento con i nemici. Dopo il 6, mentre siete in questa soglia, diventate anche invisibili. Ma non è invisibilità pura, siete in mimesi, ok? Cosa significa? Che se un nemico entra nel vostro cerchio, vi vede. Una pink vi vede. Ovviamente anche le torri vi vede, ma quelle vedono tutto. Anche Akali. Una volta era l'unico champion che non si poteva vedere. Facciamo una ward qui. Dobbiamo gankare la mid. Però c'è Katarina. Katarina è un po' una stronza. Lo sapete che la odio. Niente, non ganchiamo. Facciamo anche il red. Facciamo red e poi andiamo alla giungla top subito. Vediamo se c'è Shaco qua nei paraggi. Entriamo nel cespuglio proprio per vedere se c'è il jungler nemico che ci aspetta qui, eh. Ciao cugino, ti guardo dalla doccia con una bella bomba in mano. Che cazzo è una bomba? Ma per farlo, perdonami, non ho capito che cosa avevi fatto alla fine, Cuttable. Disco la portabilla fa schifo. Meglio l'Explash, ci vediamo fra 5 minuti. Sì, Blitzkrieg con la porca build non è buono, meglio la serata. Allora più Blitz. Quante tuorli per la carbonara per 2? Va bene, adesso chiamiamo la mamma e glielo chiediamo dopo. Non avevo letto questa cosa. Ciao Iridium. Oggi sto male, mi sento molto fiacco. Ciao Fire. Allora adesso ci teniamo lo smite per l'eventuale Giorgio che dovrebbe esserci. Vediamo se c'è. C'è, abbiamo pure il 6. Insta smite, qua sto a fare. Così ci togliamo subito la corazza. Abbiamo il 6, possiamo già iniziare a fare un po' di gank. Andiamo a vedere se troviamo Shaco. Shaco potrebbe essere nella sua giungla tra poco, perché sta per spawnare il red. No, è botlane invece. Come non detto. Vabbè, sto Shaco è sempre a gankare. Però io ho il doppio del suo farm, guardate. Io ho tipo 60 e lui ha 30. Tra poco mi posso fare anche il suo red. Ok, bene. Possiamo farci Renekton qua. Dove va sto qua? Come sta andando? Boh! Boh. Lui va. Lui cammina. Ah, ok, ok. Ah. Ma non tremi flashato. Va bene. Che spicca. Peccato, volevo uccidermi tutte e due. Ma fa niente lo stesso, va bene, va bene.
Questo lo possiamo fare? Se viene Caitlyn, sì. Se no, no. Chaco potrebbe essere dal suo red adesso, perché prima era bot. Poi è andato back. No, invece mid. No, niente, sto Chaco non si può capire dove cazzo sta. Vediamo se ha red. Non ha red. Ok, sta andando a fare red. Bene, possiamo fare il draw. Oddio. Che culo. Sfruttiamo la passiva per recuperare tutta la vita. Non ci credo, cazzo, un HP entrambi. Sfiga. Peccato. Sta andando molto bene. L'escape. Era una bella idea. Buonasera Black Pallino. Bentornato. Dopo vediamo se mangerò qualcosa. Adesso però non ho fame. Se ti iscrivo su Insta, mi mandi la foto dei tuoi piedi? No. Per quello c'è l'OnlyFans. Prima o poi lo apro, ragazzi. Non vi preoccupate. Gino, ieri ho recuperato un video del 6 giugno 2021 in cui ho mostrato un uovo di Pasqua. Mi chiedevo se fosse lo stesso uovo che hai mostrato qualche giorno fa in live. Non lo so. Oh, ci facciamo questi due piccioni. Ogni tanto non spawnano tutti, ragazzi. Che bug. Prego, Gino, le skin che hai adesso è quella delle KDA? Sì, KDA all out. Purtroppo. Non commento per questo scontro. Perché, Jesse? Non ti è piaciuto lo scontro Evelyn Katarina? Ma Katarina è fidatissima, cavolo. 4-1. Attenzione. Mamma mia, ragazzi, che champion che hanno nella loro squadra. Katarina Sciacco. Ma perché, Katarina, sei sempre qua a rompere i coglioni? Trovato l'assassina invisibile. Quanto è bella la sua passiva, ragazzi. Adoro come giochi Evelyn. Oh, mi fa piacere. Ecco perché avete votato Evelyn. Ora capisco tante cose. Molto bene. Facciamo un po' di campetti. Qua e là. Beh, è il Renekton più strano del mondo. Cosa fa? Renekton ama il cespuglio, non se ne va da lì, ti combatte solo lì dentro. Vabbè. Renekton il fermo, sì sì, è il ritorno del fermo. Renekton un Pokémon, ma infatti, ma che cazzo di movimenti fa? Ma non li capisco. Assieme a quello di Akali, il rework di Evelyn è uno dei più belli di tutti. E che cazzo è? Affanculo, guarda testa gente. Vogliono fottermi pure il Gromp. Questo è vero o no? No, 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 ci potrebbe essere Kata, ok, no. Ragazzi! Che cazzo fanno questi? Lasciatemi in pace! Uno sta facendo il coso, guarda la chat, intanto gli appare Shaco da dietro. Quale facciamo qua? Va bene, facciamo la cintura, dai. Però io voglio questo, vabbè. Come si mettono i timer sulla giungla? Liz, purtroppo è un segreto. Basta fare punto esclamativo timer, però, per scoprirlo. Il giorno in cui riuscirò a colpire il vero Shaco potrò morire felice.
È esplosa come una puttana. Oh no. Mi sforzo un cometa. Oh, che bello. Ho cugino con il Dark Seal. Porca troia, incredibile. L'ha comprato. Cosa? Cugino, cosa cazzo hai comprato? Ma ti sei sbagliato. Cosa ha comprato? Adesso ammazziamo anche Kata. Eh sì, di più, facciamo più scattini, dai. Katarina lì. Report Renek, Noob and Toxing, Asking FF. Buonasera, onorevole Garten. Ma che cazzo, ma perché io mentre farmo le cose mi appare lui? Ma chi è quello vero, mo? Che culo, era quello giusto! Mamma mia, ci ho preso! Cioè, tutte le volte che ci prova a darmi i marmi addosso su Sciacco non ce la fa, è bellissimo, ragazzi. Mamma mia. Prendiamo l'assist. No? Si può toccare, ma non si può guardare. Brava, ottima ulti. Sto cercando Miss Fortune, non è qui, ok, mi scusi. Chiedevo. No! La cometina, no, no, questa è umiliazione. No! Ah, ragazzi, ho ucciso la cometa, no! Ho goduto, Gaia? La tua squadra ha distrutto una torre. È questo che ti fa godere? Mamma mia. Mario da Dude, bentornato con i 2 anni, 24 mesi insieme, Mario. Grazie mille della resub e bentornato. Ok. Mi avete fatto venire fame, mi fate un pancake burro d'arachidi, ok. La cometa è per Pussy, esatto. Basta giocare, mi sforzo con la cometa. Ragazzi, giocatela con una runa bella. Ma perché non c'è il mio red? Ma chi cazzo è che mi viene a stilare il red mentre boh, siete in 4v5 con Garen che vi sfonda la base? Chi è che me l'ha rubato? Miss Fortune. Chi è stato? Hanno tempo pure di invadere la giungla questi, ma come fanno? Eracle, grazie mille della sub, anzi no, della prima sub, benvenuto. Dai, no, sono troppo veloci sti minion, cazzo. Beh, ragazzi, dato che i nemici sono 4 perché Renekton, boh, fida, trolla, Vaak, Inta. Peccato perché comunque la partita... Beh, comunque è stato un bel game. Finiamola subito. Quindi pushiamo. La caccia è seduzione. Adesso. Mettiamo una ward qua. Vediamo se arrivano. Loro pushano e io li difendo. Mi metto qua dietro. Così se fanno questo percorso qua, mi sciotto. Che cazzo stanno a fare? Ma stanno a fare l'herald. Pushate, va. Perdiamo tempo. Oh,
Ottimo. Katarina ha camminato verso le trappole. Direi perfetto. Facciamo anche questo. Non dimenticate di fare il follow. Oh, si sono arresi, bene. Facciamo una kill prima che finisca. Vai. GG, very nice. Ciao Giovanni Dis, grazie per ben arrivato. Evelyn, a me annoia, ma vabbè, questa partita dopo un po' è stata noiosa perché il tizio top lane è andato AFK, cioè dopo è stata noiosa, però lo start è stato molto, molto interessante. Allora, chi onoriamo, ragazzi, qua? Io vedo Garen, vedo Veigar, vedo Tette e vedo Leona. Io onorerei Leona perché non tutti la giocano, quindi Team Leona, ragazzi, quando in squadra. Ovviamente le tettazze. No, Gai, hai visto subito pensare a queste cose. Sera cugino, sei il re, ciao fratolo, ben arrivato. Poi 4 pipla, have to lose, if one decide to lose. Infatti, come mai? Facciamo così. Intanto voi avete avuto la penalità ridotta perché andando AFK, perdete meno LP, giusto? Se avete un AFK in squadra, mi confermate che è così, ragazzi? Oppure è uno scam lo stesso la Riot? Com'è secondo voi? Vi sembra giusto che quando uno va AFK voi perdete meno LP e vi sembrano giusti i meno LP che vi tolgono oppure dovrebbero toglierne molti di meno di LP se uno va AFK? Tipo che ne so, invece che risparmiarvi 4 o 5 LP magari dovrebbe togliervene, che ne so, solamente 5 LP in totale proprio. Lacera, fustica e massacra. Lacera.